Un cordiale buongiorno e ben ritrovati nel canale di Ambiente Natura. Più di 120 anni fa, nel 1907, il naturalista e entomologo francese Jean-Henri Fabre finisce di scrivere il decimo e ultimo volume della sua grande opera divulgativa Ricordi entomologici, iniziata 30 anni prima. A cavallo di due secoli, nasceva così lo studio del comportamento degli insetti, effettuato con metodo scientifico sperimentale, proprio come farà poi Conrad Lorenz, padre dell'etologia, cioè lo studio del comportamento animale, poco più di 40 anni dopo. Fabre, quindi, può essere considerato un po' il nonno dell'etologia, ma non solo. Un suo grande merito è quello di essere stato uno dei più grandi scrittori e divulgatori scientifici, che ha portato all'attenzione del grande pubblico il mondo degli insetti, che fino a quel momento era considerato un po' di serie B. In questo video, quindi, parleremo proprio di questo grande scienziato. E dico parleremo perché saremo aiutati da un ospite, ossia Nicolò, del canale The Bug House. Ciao a tutti, io sono Nicolò, questo è un lurido cane e benvenuti in questa collaborazione con il canale Ambiente Natura. Jean-Henri Fabre nacque nel 1823 da una famiglia povera in un paesino della Francia meridionale, per cui trascorse i primi anni della sua vita a contatto con la natura, in campagna, cosa che spesso ricorre poi in seguito nelle sue opere. In seguito la sua famiglia si dovette trasferire in città, dove Fabre riuscì a conseguire un diploma di insegnante e a sposarsi due anni più tardi. Ed è proprio qui che inizia il periodo più fortunato della vita di Fabre. Infatti ottenne una cattedra ad Ajaccio, in Corsica, dove si trasferì e dove conobbe altri due importanti scienziati, che spero di pronunciare correttamente. Allora, sono Esprit Requien e Alfred Moquin Tandon, spero di averlo detto giusto, e furono proprio loro a introdurlo al mondo dell'entomologia, anche se in realtà Fabre continuò a scrivere sugli argomenti più disparati, cosa che gli fece ottenere un grande successo, tanto che conobbe personaggi illustri come Darwin o lo stesso imperatore Napoleone III. Nonostante ciò, però, è proprio quando si trovava al massimo del suo successo, iniziò anche il declino della popolarità di Fabre, la cui reputazione cominciò a deteriorarsi. Infatti, pur non essendo un sostenitore della teoria dell'evoluzione di Darwin, i suoi metodi di insegnamento furono ritenuti immorali dalla mentalità reazionaria di Avignone, dove risiedeva in quel periodo. E i suoi colleghi universitari, invece di supportarlo, approfittarono dell'occasione per ridimensionare la popolarità di Fabre. Ciò lo indusse ad allontanarsi dal mondo accademico e a vivere grazie alla vendita di libri divulgativi e per la scuola. Soltanto dopo molti anni e molti sforzi riuscì a comprare quello che era stato il desiderio della sua vita, un armat, ovvero un campo incolto in cui poteva eseguire tutti gli esperimenti che voleva sugli insetti, cosa che faceva esclusivamente per passione, non ricavandone alcun guadagno, e dove visse tra l'altro gli ultimi 30 anni di vita. Infatti morì nel 1915, quasi in povertà. Obiettivamente, Jean-Henri Fabre può essere considerato uno dei più grandi naturalisti di tutti i tempi. In particolare, va visto come uno dei fondatori dell'etologia, ossia la scienza che studia il comportamento degli animali nel loro ambiente naturale. Nessuno, infatti, prima di lui aveva studiato il comportamento degli insetti così metodicamente e per un intervallo di tempo così lungo, ossia dal 1855 fino al 1915, quasi 60 anni dedicati ad argomenti che nessuno aveva indagato prima di lui. Osservare, sperimentare, descrivere. Questo si propone Fabre in tutte le sue opere, che riesce a ottenere lavorando con il metodo scientifico sperimentale. Come dice egli stesso, facendo finta di rivolgersi agli insetti, lui vuole proprio riportare l'esatta narrazione dei fatti osservati, niente di più, niente di meno, e chiunque vorrà a sua volta interrogarvi otterrà da voi le medesime risposte. E in effetti la forza di Fabre sta proprio in questo. Utilizzando il metodo sperimentale, che è universale, ottiene risultati e dati dalle sue ricerche che oggi, a distanza di più di 120 anni, possono ritenersi ancora validi e del tutto veritieri. Un altro suo vanto è quello di voler narrare i fatti nel modo più oggettivo e scientifico possibile, senza interpretazioni che possono antropomorfizzare il comportamento degli animali, né tantomeno dando troppo peso a osservazioni aneddotiche imposte come verità assolute. Sempre riprendendo le sue parole, infatti, prima di voler far ragionare l'animale, cerchiamo di ragionare noi.
e rivolgiamoci anzitutto alla prova sperimentale. Nonostante il rigore del suo metodo induttivo basato sulla ricerca sperimentale, Fabre non inquadrò mai le sue osservazioni secondo la biologia evolutiva. Infatti, egli non era concorde con la teoria dell'evoluzione di Darwin. Tuttavia, comunque c'è da dire che egli criticava con gli stessi strumenti dei darwinisti anche la teoria di Lamarck sull'ereditarietà dei caratteri acquisiti, ben diversa dalla più recente teoria della selezione naturale di Darwin. Per questo motivo egli viene ancora accusato di incompletezza, in quanto descrivere tanti meravigliosi comportamenti senza cercare di inquadrarli in un discorso evolutivo può lasciare nella memoria del lettore una semplice rassegna di curiosità e bizzarrie della natura, però fine a se stesse. Nonostante la lunga corrispondenza epistolaria tra lui e Darwin, Fabre era irremovibile. Il suo scopo era quello di descrivere l'istinto e il comportamento degli insetti, senza dare troppe interpretazioni. Egli infatti scrive anche: «E dunque, quale spiegazione potrei proporne per spiegare i meravigliosi fatti che ho appena esposto? Nessuna, assolutamente nessuna. Io non spiego, io racconto soltanto». Tuttavia, è importante dire che Fabre non era affatto antropocentrico, atteggiamento invece tipico degli antievoluzionisti del suo tempo, che si ribellavano verso quella che sembrava loro una svalutazione dell'uomo. Egli critica più volte l'impostazione esclusivamente umanistica degli studi storici che vigevano in Francia al suo tempo, sottolineando invece la fondamentale importanza per l'uomo e la sua storia delle piante e degli animali, degli ambienti naturali, insomma, della natura. Come scrive egli stesso, la storia non si occupa minimamente di certi dettagli. Essa sembra celebrare i campi di battaglia che ci uccidono e mantiene il silenzio sui campi coltivati che ci fanno vivere. Non solo. Fabre si allontana anche dalle linee di pensiero degli altri entomologi del suo tempo, impegnati alla continua ricerca di nuove specie da collezionare, spillare e descrivere, solo per pubblicare nuove opere e acquisire notorietà negli ambienti accademici. Quando dunque verrà costruito un laboratorio di entomologia dove si studi non l'insetto morto macerato nell'alcol puro, bensì quello vivente? Quando un laboratorio dove si studi l'istinto, le abitudini, il modo di vita, i lavori, le lotte e il modo di propagarsi di questo piccolo mondo, che sia l'agricoltura sia la filosofia dovrebbero tenere in seria considerazione? Spendiamo adesso due parole sullo stile delle sue opere. Al discorso esatto e conciso dello scienziato, preoccupato in primo luogo di farsi comprendere da tutti gli altri addetti ai lavori, senza mai generare equivoci, Fabre preferisce un linguaggio figurato, pieno di metafore, destinato al grande pubblico. Si propone di farsi comprendere alle nuove generazioni del suo tempo, al contrario degli scienziati incapaci di scrivere in termini semplici. Per esempio, nella sua prosa, gli insetti vengono continuamente paragonati ad esseri umani che svolgono determinati mestieri, con cui egli riscontra analogie. Parallelamente, i loro organi, le loro zampe, vengono definiti con i nomi degli strumenti e attrezzi che l'uomo utilizza nei suoi lavori. Così, nell'anatomia degli insetti, Fabre vede cesoie, trapani, setacci, punteruoli, vanghe, rastrelli, coltelli, picconi e via dicendo. A pensarci bene, poi, questo modo di raccontare mette proprio in evidenza il concetto di nicchia ecologica, cioè la professione, il ruolo svolto da ciascuna specie nell'ambiente, attraverso il modo in cui usa le proprie risorse. Fabre racconta con l'entusiasmo di un bambino che osserva e scopre il mondo attorno a sé, mentre esplora il suo terreno, il suo tanto caro Arma. E così, giocando tra gli arbusti e i fili d'erba, lo scienziato francese si trasforma in un messaggero di conoscenza, grande interprete della vita in miniatura degli insetti. Uno dei grandi meriti di Jean-Henri Fabre è stato quello di rendere chiunque partecipe dello stato d'animo che l'uomo di scienza prova durante le sue osservazioni sul campo e nella conduzione degli esperimenti, quando la curiosità e l'eccitazione interiore del bambino si fondono con la pazienza e la razionalità dell'uomo maturo, in un gioco intelligente che non finisce mai e che si chiama ricerca. E con questo direi che il video si può concludere qui.
Spero che vi sia piaciuto e mi raccomando iscrivetevi al canale di Ambiente Natura, altrimenti vi mando il pepe a casa e vi assicuro che non è bello. Sperando di avervi fatto interessare a Fabre, alla sua vita, alle sue opere, vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video. In descrizione qui sotto trovate il link Amazon per alcuni libri di Fabre. Quindi da Ambiente Natura è tutto. Un cordiale arrivederci.